Venditalia 2024 continua nel nostro percorso. Siamo arrivati allo stand di Eurosnack SRL, proprietaria del brand Forno Damiani. Siamo in compagnia del direttore generale dell'azienda, Nicola Centra. Nicola, è un gran piacere rivederti di persona dopo 2 anni. Esattamente, è un piacere veramente grande potersi rivedere finalmente senza mascherine e soprattutto in maniera più sciolta. E con alle nostre spalle quello che è uno dei vostri cavalli di battaglia, eccolo qui, le croccantelle con olio d'oliva gusto bacon, straordinario. Da sempre le nostre croccantelle sono il nostro best seller, soprattutto nell'ambiente scolastico, che il prodotto sicuramente con delle rotazioni elevatissime da ormai da diverse generazioni e sempre con gusti più accattivanti, non solo le croccantelle al bacon che vediamo alle nostre spalle, è chiaramente lo slogan le più croccate in Italia perché è il prodotto più venduto in Italia in tutti i distributori automatici. Ma l'arricchimento dei vari gusti, oltre al bacon abbiamo il ketchup, il prosciutto, il BBQ ribs, i sapori d'oriente, il pollo arrosto, quindi per tutti i gusti e per tutti i palati. Voi con questa linea vendete decine di milioni, sì, ho detto proprio decine di milioni di pezzi ogni anno. Esattamente. Le nostre croccantelle che non, naturalmente sono abbastanza circoscritte se vogliamo nell'ambiente scolastico, atenei universitari per catturare appunto le esigenze dei nostri giovani, nonostante diciamo queste ridotte dimensioni in termini di mercato, però parliamo di le croccantelle di intorno a 15 milioni di pezzi solo nel vending. Nicola, io devo dirlo, lo dico come testimone della bontà delle vostre produzioni. Ben 35 anni fa io ero cliente di Forno Damiani e sono stato uno dei primissimi gestori in Italia a credere e dare fiducia alla vostra azienda, una fiducia che però vi ha portato a crescere anno dopo anno per andare a diventare i leader di mercato non solo in questa nicchia e possiamo anche dire non solo in Italia. Assolutamente. E infatti stiamo parlando di una produzione che oggi si attesta rispetto al passato intorno a 25.000 metri quadri. Parliamo di una capacità produttiva di prodotto finito intorno alle 30 tonnellate giornaliere in H24 e chiaramente io la definisco una macchina da guerra in termini di produzione, anche perché oltre alle croccantelle il nostro fiore all'occhiello sono tutta questa ampia gamma che vedete qui raffigurata delle schiacciatine che hanno superato il tetto dei 25 milioni di pezzi perché ha un consumo non solo giovanile ma più trasversale a tutte le età e per tutti i palati, tutto naturalmente con ingredienti naturali e la nostra gamma poi consta nell'ambito dei panificati anche dei crostini, sia quelli cotti al forno sia quelli fritti. Dove la nostra performance in termini di rotazioni sta riscuotendo dei successi subito al ruoto dopo questi due grandi best seller che ho citato, le croccantelle e le schiacciatine, e stiamo togliendoci veramente grandi soddisfazioni, così come tutti i nostri gestori. Per quanto riguarda quello che facevi riferimento a un'azienda storica che è nata col vending, io credo che questo sia un grande valore. Perché ancora oggi, in questa kermesse di 4 giorni qui a Milano, non solo i nuovi buyer, i nuovi gestori, rivendite e quant'altro, ma abbiamo il piacere che ci vengono a salutare con grande piacere clienti da oltre 30 anni, che rimangono fedeli in funzione di questa grossa partnership che abbiamo con il mondo del vending, essendo un'azienda che inizialmente è nata nel vending.
La vostra è veramente una macchina da guerra, visti ormai i numeri che andate a realizzare nel vending, nell'oreca e nel retail, e io non posso che chiamarti generale Nicola Centra. Nicola, è stato davvero un grandissimo piacere acquisire il tuo parere su quello che è il mercato e la quotazione del vostro prodotto all'interno di questa sezione, il vending. Io ti ringrazio. Benissimo, io ringrazio te. E concludo semplicemente con queste due chicche che abbiamo presentato qui in fiera, che è il BioSnack, quindi prodotti prettamente biologici, sia per quanto riguarda le schiacciatine, sia per quanto riguarda i taralli e i cereali, che adesso con la nuova disciplina in termini di normativa che vuole la presenza obbligatoria di prodotti biologici, noi siamo già pronti con due prodotti altorotanti per venire incontro all'esigenza di avere e di contemplare dei prodotti di alta qualità, ma fondamentalmente biologici su tutta la filiera che la compone. E questo vuole essere una ciliegina sulla torta per quello che facciamo e l'impegno che ci mettiamo per dare un saluto a tutti quanti quelli che si affacciano in questo tipo di settore, e soprattutto un grande arrivederci al prossimo appuntamento. Nicola, allora grazie. Grazie a tutti voi e un arrivederci.